Ciao a tutti da Buffalora sopra Ticino, questo è il Naviglio. Vi ricorderete tutti che all'incirca una decina d'anni fa in questa piazza si svolgevano i mercatini di Verdi Ambiente e Società, denominati Mangiasano, il Buffalora Bio. E quello che era il nostro problema di ecoattivisti era che non c'era un'attività commerciale aperta a Buffalora. Invece adesso possiamo dire che grazie al nostro cristallino impegno qualcosa è cambiato. Là in fondo, se vedete un sacco di gente, è dove c'è l'Umbro. Qua un altro bar che è aperto. Qua un altro bar ancora. Qua Dottor Bike, affitto di biciclette. Ah, dimentichiamo, lì anche vabbè, il barchetto, quello storico, una riproduzione. Poi è possibile anche fare dell'ecoturismo, del turismo sostenibile leggero per attraversare questi territori di delizia. Vedete questo ponte? Anche memoria storica, qua si fece l'Italia e non solo. E per noi della terra dei fontanili, dell'est Ticino, capite qual è l'emozione di fare i video in questo territorio. Vi ricorderete l'anno scorso quando abbiamo fatto la promozione del referendum contro le trivelle, che dicevamo l'oro dell'Italia, il petrolio dell'Italia è il turismo. Dietro là, ad esempio, c'è Villa Giulini, che è stata votata più volte come un luogo del cuore del FAI, Fondo dell'Ambiente Italiano, e sarebbe da valorizzare, ristrutturare. Lì, ovviamente, è aperto anche un altro bar, è stato bonificato il tutto e oh, ci piace pensare che da quel piccolo impegno, da quelle domeniche un po' così strane del Buffalora Bio, qualcosa è stato seminato e forse incominciamo a vedere i primi frutti. Ciao a tutti!